Ancora una volta al posto giusto, al momento giusto, gol da attaccante di razza, ancora una volta gol pesantissimo. Ma sì, l'importante oggi era vincere, l'abbiamo fatto, ma soprattutto abbiamo fatto una grande prestazione sul piano del gioco, stiamo migliorando di giornata in giornata e se giochiamo così sono convinto che ce la faremo, porteremo a casa l'obiettivo finale. Merito da condividere al 50% con Corona che ti ha fornito davvero un pallone al bacio. Sì, noi se riusciamo se vogliamo cercarci e trovarci davanti siamo sempre pericolosi perché abbiamo molta qualità, ovviamente Giorgio è uno di questi e come qualità è indiscutibile e quindi è un piacere giocare con lui anche perché sai che se ti muovi bene e se riesci a attaccare la porta bene la palla a lui la palla arriva. La Cavese veniva da 4 risultati utili consecutivi, vi ha impensierito poco probabilmente ad eccezione della clamorosa palla gol sciupata nel finale da De Caro. Io penso che oggi non ci sia stato partita, anzi forse un risultato più rotondo sarebbe stato più giusto. È stato bravo il loro portiere, abbiamo sciupato noi in altre occasioni, però direi che non c'è stata partita. L'hai vista dentro su quella conclusione al volo che il portiere della Cavese ti ha deviato sopra la traversa? Sì, il primo tempo ho fatto una gran parata lì sulla mia girata, ma anche il secondo tempo su Giorgio ho fatto una gran parata, insomma ha fatto una bella prestazione, ha limitato i danni per la Cavese credo. Grande iniezione di fiducia ovviamente, a questo punto mancano 5 giornate e le due trasferte con Licata e Savoia sembrano davvero lo snodo cruciale di questo finale di campionato. Sì, è il momento più delicato del campionato, ma noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e andare a giocare fuori casa con la stessa personalità che abbiamo in casa e come abbiamo fatto anche nelle ultime uscite esterne. Se giochiamo così, insomma, io direi che continuando su questa strada possiamo veramente portare a casa l'obiettivo. A Licata non ci sarà Corona, è un handicap pesante? Sicuramente è un handicap perché Giorgio è un giocatore importante, però questa rosa, questo gruppo ha dimostrato di sopperire alle assenze in più zone del campo e quindi chi giocherà sarà all'altezza. Per te 6 reti in 3 mesi, sei riuscito a invertire la rotta rispetto a una prima metà di stagione in cui hai trovato poca continuità di rendimento, pochi minuti in campo? Se sommiamo i minuti della mia prima parte di stagione forse non arriviamo neanche a una partita e un gol l'ho fatto. Io direi che quei primi 6 mesi vanno dimenticati per tanti motivi. Sono qui, l'ho detto fin dall'inizio, da quando sono arrivato, sono qua per meritarmi di rimanere anche l'anno prossimo in una piazza che reputo importantissima e quindi insomma voglio dimenticare questi primi mesi, non ne voglio neanche più parlare.